A volte capita che la stampante dia un messaggio di carta inceppata, anche se non ci sono fogli inceppati. Se sei sicuro che non ci siano pezzetti di carta da qualche parte, prova questi metodi. Togli il cavo elettrico mentre la stampante è accesa. Aspetta mezz'ora, poi riattaccalo. A volte questa azione resetta il messaggio di errore. Forse c'è un pezzetto di carta o un altro oggetto estraneo lungo il percorso carta in una posizione che è difficile da vedere. Non ci vuole molto per bloccare un sensore presente a carta. Togli la cartuccia toner, se è presente. Poi capovolgi la stampante e con delicatezza scossa più volte la stampante. Rimuovi tutte le cartucce, poi reinstallale una alla volta. Togli se hai una stampante in jet. Muovi il carrello della testina più volte da destra a sinistra, poi rimettilo nella sua posizione iniziale. Riposiziona il cavetto encoder. Può darsi che sia fuori posizione ed attivi un sensore. Assicurati che il cassetto carta non sia troppo pieno. Prendi un foglio di carta spessa, tipo cartoncino, e con la stampante spenta inserisci il foglio lungo il percorso carta. Questa azione aiuterà a rimuovere eventuali oggetti estranei e potrebbe resettare il sensore presente a carta. Se nonostante tutto la stampante continua a dare un messaggio di errore, c'è un problema meccanico o elettronico. Forse una levetta del sensore carta si è rotta. O è andata fuori posizione quando un foglio si è inceppato. Controlla che i sensori si muovano liberamente. Guarda se sono nella loro corretta posizione. Se non riesci a trovare niente fuori posto, porta la stampante ad un centro di assistenza.